Benvenuti ragazzi a questo nuovo video, io sono Cioccobina e benvenuti sulla nostra serie The Sims Tramp 4! Abbiamo subito la creazione, quindi, allora, il nostro personaggio maschile è sicuramente un anziano, se così vogliamo. Non avrà i tatuaggi, dubito fortemente, e purtroppo gli piace mangiare, quindi bisogna farlo incicciottire un pochino. Io penso che così dovrebbe andare bene, però lo allarghiamo, se no sempre sformato. Andiamo ai caratteri del viso. Allora, i capelli sono più o meno biondi, non quanto i miei, ovviamente, però all'incirca. Sicuramente non ha la barba, quindi via la barba, via gli orecchini e via gli occhiali. Perfetto. Il nostro personaggio, a cui do subito un nome ed è Donato Trump, è un po', come dicevo prima, ingrassato perché gli piace mangiare, quindi facciamo questa cosa bellissima, facciamo così. Dettagli della pelle, rughe come se piovesse. Qui, ok, perfetto. I nei non ce li ha, suppongo. Gli occhi sono un po' più piccoli. Sounds good. Facciamo così. Passiamo all'abbigliamento. Allora, sicuramente una persona anziana non può andare girando così, né tantomeno ovviamente con i polsini. E ti tolgo tutto. Oh, nudo, ti devo lasciare nudo. Ciccione, ciccione. Ok, gli ho trovato questo che sembra più o meno simile al suo stile di quello che mi ricordo. Ovviamente lui avrà i vari outfit. E tipo, vediamo un po'. Allora, questo è il giorno. Questo è lavoro e va bene. Diciamo che non è il caso di tenerti così lo sportivo, però, che sei anziano, porca miseria. Tengo così, sei più carino. Festivo va bene, mi dà tanto di barbecue. Ma molto molto di barbecue. Anche se tu c'hai un po' più di pancetta, mio caro Donato, e un po' più di natiche. Eh sì, ne hai fatti tanti di barbecue tu, eh? Come è fiero della sua pancia? È fierissimo della sua pancia. Delineiamo il carattere di Donato. Allora, Donato è una persona che ama la popolarità, ama i soldi. Naturalmente, un grande uomo deve sempre avere una grande donna al suo fianco. Ed è proprio qui che nasce, cresce e creiamo la nostra Melania. Diventa. Oh, che carina questa! Oh mio Dio, la gonna è bellissima! Allora, Melania ha sicuramente i capelli lunghi portati così. Possiamo lasciarle sicuramente questo. Il lavoro di Melania, sì. Io Melania me la vedrei molto molto con un abito del genere, scarpa aperta, considerando che grazie a Dio sta arrivando finalmente la primavera. E essendo una persona molto sportiva, necessita anche di un outfit così, che possiamo lasciare così com'è. La notte di Melania, sì. Mi sento molto Paolo Bonolis quando faceva le sfilate a Ciao Darwin. La festa in piscina di Melania, io direi che più di così non possiamo fare altro perché ha un bel fisico. Ah. Ed ecco qua la famiglia Trump. Ok. Adesso il dubbio ovviamente nasce su che zona mandare la ex famosa e ricca famiglia Trump. Vediamo un attimino che cosa è rimasto di libero in zona. Io trasferirei proprio a Covo Sassoso la famiglia Trump perché ovviamente non ha più chissà quanti soldi. Quindi sì, trasferiamo qui la famiglia Trump. Tu stai già con gli acciacchi, Donato. Adesso che dovrai costruire la casa, sarò molto 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 curiosa di vedere come devi reagire, specialmente per la tua tenera età. Ok, questa è la parte che io più amo di The Sims, ed è proprio costruire l'appartamento. Noi abbiamo a disposizione questo terreno qui.
che non è nemmeno poco in realtà. Sì, direi che qualcosina di carino la si può far uscire, volendo. E non possono avere il grattacielo che avevano prima. È vero, signor Donato? No, diciamo di no. Diciamo, se io voglio mandarti a dormire, ce la fai ad andare a dormire? Quindi puoi andare a dormire. Cara Melania, tu riesci ad andare in bagno? Penso di sì. Penso proprio di sì. Doccia cascata, fai la doccia. Quindi ragazzi, in questo momento stiamo osservando due esemplari di persone ex ricche che adesso vivono praticamente in una catapecchia. Rendiamoci conto di che cosa effettivamente possono o non possono fare in nemmeno 20 metri quadri di casa. Il quartiere ci dà il benvenuto. Wow, acquista l'abilità comicità, figo. Come si fa? Io non mi ricordo come si fa. Ma cioè, delle persone strane si sono infiltrate in casa mia? Ma Melania dov'è? Melania cara, ci sono delle persone in casa tua? Melania! Melania, ci sono delle persone in casa! Forse è il caso di metterci una porta dentro. Guardate Donato che cammina praticamente sulla sabbia, è bellissimo. Melania ovviamente va a zonzo a fare relazioni pubbliche. Donato, non lo so, Donato sta, ragazzi, sta in continuazione a mangiare. È la quarta volta che lo vedo mangia e va in bagno. Bravo Donato, così sicuramente troverai un lavoro. Conversazione occasionale, sei anche a disagio. Perché sei a disagio? Non hai la televisione. Ah no, cibo freddo. Per il cibo, l'esterno è caldo, ma l'interno è freddo, insoddisfacente. Ho capito, ma tu non hai soldi, io il microonde non te lo metto. Ovviamente, ragazzi, noi abbiamo incominciato questa serie, questa storia, ma i nostri due personaggi non sono effettivamente in relazione amorosa. Quindi stanno cercando di approcciarsi. E chissà come Donato, con la sua tenera età, riuscirà ad approcciarsi ad una donna così giovane. Secondo voi ce la farà? Io dico di restare a vedere. E forse... forse boh, chi lo sa. Come andrà avanti la nostra storia? Donato riuscirà a riprendere Melania? Melania riuscirà a riprendersi Donato? Ritornerà ad essere una modella famosa e di successo? I vicini continueranno ad entrare in casa nonostante io abbia messo la porta? Non si sa. Ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un like qui sotto, un commento per qualsiasi domanda e consiglio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!